Milan a Cagliari, la Juventus estremamente cinica, un tiro e un gol. Questa la rete che sta decidendo la sfida in terra sarda tra il Cagliari e la Juventus. Il gol lo ha segnato Manolo Portanova dopo il quarto d'ora su assist di Bandeira, terzino destro della formazione di Baldini, che mette in mezzo un pallone perfetto per Manolo Portanova, che completamente lasciato libero dalla retroguardia del Cagliari riesce a segnare il gol dell'1-0. Ma è un Cagliari che non sta affatto demeritando, ha sfiorato il gol con Verde sullo 0-0, ma ha centrato anche un palo. Dunque Portanova ha segnato il gol dell'1-0 in favore della Juve, in attesa di vedere se ci sarà la reazione del Cagliari. Non è così, ma ci sono anche degli schemi non convenzionali per provare a battere il calcio di punizione. C'è il tiro ed il gol, il raddoppio della Juventus, 2-0 in favore dei bianconeri, estremamente cinici. Ha segnato ancora la Juventus, ha segnato ancora Manolo Portanova, suo il gol con deviazione decisiva che ha spiazzato Daga. Dunque il raddoppio della Juventus, il calcio di punizione battuto da Capellini, la palla prossima, manca davvero pochissimo al triplice fischio finale, che arriva anche con qualche secondo di anticipo. Cagliari viene sconfitto in casa dalla Juventus 2-0, doppietta di Manolo Portanova, secondo successo consecutivo per i bianconeri. È contento Baldini in panchina, si complimenta con Max Canzi, con lui.